Heat è lasciare solo Turiafe o Wade o LeBron su un lato, significa che se Garnett lo lascia nessuno può ruotare perché gli altri tre sono sull'altro lato. Verissimo. Comunque i Celtics hanno preso i due canestri che vogliono, la scacciata di Turiafe e il tiro a tre punti di Battier. Questa volta perdono il pallone che non vogliono perdere. Wade lo intercetta, trova ancora il taglio dal lato debole di LeBron James, anche in transizione, salvataggio di LeBron, passaggio pericoloso per Chalmers che normalmente i passaggi pericolosi li fa, ecco appunto, e non li riceve. E Turiaf dice, però Mario ancora non abbia capito, ma aspetta, dammi il tempo di rollare, poi me la dai, come l'hai fatto prima, l'hai fatto proprio prima in questa maniera, adesso perché hai tutta questa fretta? Esatto, in più bowling a 10 cm da terra. E Turiaf in francese l'ha mandato in quel paese. E Turiaf ha capito subito che Mario è il punching ball della situazione. Come dice Dwayne Wade, non farò mai l'allenatore perché mi dovesse mai capitare di allenare uno come Chalmers, che è mio fratello, ma allenarlo no, ragazzi. È fantastico. E quest'anno lo trattano bene. L'anno scorso lo trattavano come si trattano i camali a Genova, quelli che scaricano. Dentro LeBron, un minimo di spazio per il tiro da tre proprio di Chalmers. Rimbalza apertura in un movimento solo, parte, Rajon Rondo si protegge contro LeBron James che intimida il suo. Rondo non viene intimidito ma sbaglia, non di meno, l'appoggio al vetro. Chalmers in transizione, è arrivato Joel Anthony, stavolta lo lascia rollare, palla nell'angolo per Shane Battier, la mette per terra, si chiudono gli spazi, Garnett con la stoppata, Best con recupero ma viene da fuori campo, il possesso è per i Miami Heat. Metà del primo quarto Miami ha segnato 7 punti e non mi ricordo 2 di Wade, c'è la schiacciata di LeBron iniziale, ecco. Anche gli avversari di Rondo parlano di lui come basketball maestro. Spoelstra ha speso queste parole. Guardate come è andato a mettersi tra il ferro e LeBron, forse il miglior stoppatore in transizione della storia del gioco. Il ferro l'ha beffato, però questa è una giocata che può venire in mente più o meno solo a lui. Chalmers lì di fondo, palla con l'effetto, bellissima per Anthony, gli esce il tiro, rimbalzo da parte di Stinsma, campo per Stinsma, e Rivers è disperatamente alla ricerca di un lungo che gli dia qualcosa, quello che Brandon Bass onestamente finora in questa serie non è stato in grado di fare, palla che può venire in mente solo a Rondo. E però lei non aveva il mediale malmesso, signor Pierce. Ma io non capisco, perché anche nella serie precedente, improvvisamente, nel nulla, si è messo ad andare al ferro, schiacciando in questo modo, è entrato Stisma, perché al sesto minuto Garnett deve uscire. Sa fare due cose, beh, facciamo tre. Va al ferro, lo protegge e stimola molto i fischi degli arbitri contro di lui. Ma se Paul Pierce è questo, il problema di Stisma è secondario. To put Boston up one. Back in Miami, just time out al AAA American Airlines Arena. I Miami Heat sono superiori in questa serie, ma tendi a non fidarti dei Boston Celtics. Qui intanto vediamo 10:19 della mattina il programma Allen. Allen 3 su 7 ai liberi in gara 1. Se gli dai una partita del genere, ovviamente vuole ritrovare determinate armonie, quindi la sua dose di tiri. Ray is Ray, come dice Coach Rivers, non può non commuovervi questo atleta. Chiaramente il corpo c'è, ma la sua pallacanestro è in visita. L'analisi di Rivers è: avendo perso equilibrio sulle caviglie, tende ad andare avanti col corpo, e siccome è perfetto il suo meccanismo, improvvisamente c'è la sabbia nell'ingranaggio, e se no non può sbagliare i liberi. I liberi non li può sbagliare comunque. I liberi non dovrebbe sbagliarli mai, comunque e dovunque, invece li sbaglia proprio perché è vittima del meccanismo perfetto. È talmente perfetto che è lui il primo ad avvertire ogni minima deviazione dalla retta via, e quindi la sente più di quello che la sentirebbe uno che ha un meccanismo non perfetto. Avete visto 28, 27 e 1 su 4 in gara 1. Queste le sue statistiche al tiro da 3 punti. Normalmente sono quelle che ha però bendato oppure tirando con la schiena al canestro per rimbalzo. Proprio da parte di Ray Allen, Rondo a tutta velocità, un Rondo così da sempre speranza ai Boston Celtics. Qui a rimbalzo forte Brandon Bass cerca di farsi largo in qualche maniera, arriva Stinsma e schiaccia, molto passivi qui Miami Heat. Ma Miami è entrata in campo con un atteggiamento che dubito faccia molto contento Spoelstra, che tra l'altro se n'è andato da gara 1 dicendo abbiamo giocato male, scrivetelo, abbiamo giocato male. E di solito però quando vinci giocando male, a gara 2 poi col tempo giochi meglio. LeBron al gomito da fermo, dove è relativamente pericoloso, cambio accettato dai Celtics, tiraccio di Wade, rimbalzo lungo proprio per Wade, slalom gigante, appoggia al tabellone, secondo